Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ben sapete, io lavoro come coach online e seguo tutti i ragazzi a distanza per quanto riguarda l'allenamento personalizzato e alimentazione personalizzata insieme al mio team di nutrizionisti. Oggi, dopo ben 2 anni, andrò a conoscere un mio affezionato cliente. Perché mi trovo in Italia, sono tornato qui in occasione della fiera del fitness e mi incontrerò con Michele per allenarlo in palestra e per vederlo dal vivo per la prima volta. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. 4, 5, 6, esplosiva, 7 e salita crollata. 8, ora si inizia a sentire. si aumenta, siamo in un paio, perché ti ho fatto fare pure il fermo, quindi aumentiamo un paio, poi respira bene. Allora io ora da quant'è che ti seguo? 2 anni? Quasi 2 anni, quasi 2 anni, un anno e 7 mesi più o meno. E quanto hai preso in tutto il peso? Fino ad ora la fase, abbiamo fatto prima un paio di mesi di Allora, definizione. all'inizio quando sei arrivato eri un po' appannato, abbiamo fatto la dieta per togliere il grasso. Sì, abbiamo perso un 7-8 kg in un paio di mesi. Di grasso avevi gli addominali, Sì. però eri sempre piccolo di volumi. E poi dopo abbiamo 74 kg. iniziato la massa Siamo arrivati a toccare gli 89. da 74. Da 74. Tanto. E comunque non è che sei diventato grasso, No. eri pieno, con un po' No, di un po' ritenzione appannato idrica però. da massa. Buono. E la massa l'abbiamo fatta per quanto tempo? Abbiamo fatto un anno di massa continua, Pure più di un un anno. pochino di più di un anno. Sì, forse un anno e 3-4 mesi. Di massa. Salendo sempre di calorie, arrivando fino a 4.600. Tanto, Tanto. eh? Sei divertito a mangiare, eh? Tanto. Ora abbiamo iniziato definizione, così vediamo che rimane. Ma comunque non sei grasso. Ora è da poche settimane, siamo in No, definizione. 3 settimane. Secondo me Sì. ti esce fuori una bella qualità. Come Vado. 10 come prima. Ok. Se arrivi alla decima, bene, fai il fermo sull'ultima. 1, 2, 3, 4, 8, 9, dai l'ultima, chiudila bene. Buono, va bene, va bene. Si sente. Un esercizio facciamo un po' più strong, un po' anche per stimolare il carico, perché considera quando si lavora sui carichi alti, un range di ripetizioni medio-basso, si stimola le fibre bianche, che sono quelle più, diciamo, della forza, che poi sono divise in fibre bianche di tipo 1 e di tipo 2. Sono quelle, diciamo, più bianche di tutte, sono quelle proprio del gesto esplosivo e tipo da 1 a 5 ripetizioni. Poi da 5 a 8 sono sempre fibre bianche, da 8 in su sono fibre rosse. Quindi facendo il piramidale tocchiamo sia le fibre bianche che le Stimoliamo un fibre po' tutte le rosse. fibre. E poi sull'ultima ti faccio fare uno stripping quando abbiamo il carico alto. Ok? Grazie. Ora aumentiamo ancora, si fa l'ultima da 6 colpi, però qui si fa lo stripping, si fa 6, 6, 6 e ogni 6 abbassiamo il peso. Perfetto. Allenarsi con qualcuno fa la differenza, anche se uno ha la mentalità di arrivare al cedimento, comunque la mano di una persona dietro fa sempre. Sì, perché quando sei da solo ti impegni, se è la giornata magari che sei più stanco, dormi un po' meno, non vai al 100%. A me una cosa che aiuta tanto è quando non ho voglia di allenarmi, che 10 volte, almeno 6 non ho voglia di allenarmi, perché comunque facendo le gare ti alleni anche se non c'è voglia e hai da Lo devi fare tanti fare. allenamenti durante la settimana rispetto a una persona normale che lo fa solo per tenersi in forma. Quindi, cioè, a me una cosa che mi aiuta tantissimo, mi metto le cuffie, cioè mi isolo proprio dalle Isolamo. persone, non parlo a nessuno, mi alleno un'ora e mezzo, proprio non parlo, sto preciso con i recuperi, musica a palla.
E mi arriva pure il messaggio sull'iPhone. Le cuffie troppo alte. Con scritto che ha il volume troppo alto. Vai, 6 call. 3, 4, 5, l'ultima. Buono, va bene da sopra. Abbassa il peso, vai. 3, 4, 5, 6, abbassa il peso. Ma le lente, sei leggero. Sei leggero, non è veloce. 1, 2, buono, bravo, ce l'hai. 3, vai. 4, 5, e 6. Buono, buono. Fanne altri due, fanne altri due. Vai, buono. Oh. Se te li stai in questa posizione, non così. Ok, più perpendicolo, più parallelo. Ok. Tieni il ginocchio leggermente flesso. Sì. E cerca di stare, non ti dico parallelo, ma quasi. Quasi. 8, 8, 10 ripetizioni. Bravo. Passo, vai, meglio. Con le braccia. Quante sono uscite? 10 e mezzo, diciamo così. Vabbè, vabbè. Siamo proprio di più. Non 5. Le fai senza fermo, quindi okay. Così normali. 5 e 5, farne 8. 10 e 8. 5 e 5. 5 e 5. Sì. Se teniamo un recupero più basso, teniamo 5 e 5. Questo è giusto, dai. Sì, sì. Ora considera se stanco ne farai una o due in meno di ripetizioni. Oggi sto facendo un allenamento che è diverso dalla tua scheda. Quindi lo senti perché è al di fuori del tuo programma. Sì. E da un lato mi sento anche più motivato. Sì, che comunque sì, allenarsi sì, col proprio preparatore che sì. Vedi dopo un anno e mezzo circa. Fa. Che noi di persona non ci siamo mai visti prima. E comunque ti seguo da un anno e mezzo e tu stai migliorando senza che ci siamo mai visti di persona. Ma sai qual è la cosa? Che molte persone hanno paura a iniziare un servizio di coaching online con me o con altri coach. Perché dicono, ma come fai a farmi migliorare se non mi vedi di persona? In realtà io riesco a seguirti meglio a distanza perché ti monitoro molto di più. Chiedo ogni due settimane di mandarmi il check, cioè nel check io vedo le tue foto, vedo il peso, vedo tante piccolezze. Che magari se ti vedo di persona, io ti vedo, poi ti vedo tra una settimana, non mi ricordo come eri una settimana fa. Con le foto hai il paragone. Invece con le foto e con i dati, i feedback che tu mi scrivi, riesco a capire come gestirti. E io sono sincero, forse non so se ti ricordi all'inizio te lo dissi, io ero uno di quelli scettici. Sono sincero. Però ti è piaciuto? Sì, tra tante persone che vedevo, soprattutto su Instagram e quant'altro, come anche parlavo con la mia ragazza, non so perché, quando vedevo le tue storie mi ispiravi fiducia, mi sentivo ispirato, tant'è che poi appunto ti ho contattato. Tramite Instagram. Tramite Instagram. Scendimento. Fino in cima. Allunga bene. È andata. Io sono sincero. Lei la seguo io. Sì, cazzo. La segui te, eh? Sì. Ovviamente, anche grazie a quello che ho insegnato, imparato da te. Certo. Te lo dico anche ai ragazzi che seguo in palestra. A me quando i miei clienti mi dicono così, a me mi fa solo che piacere. Ce n'ho tanti io che seguo che fanno i personal trainer o gli istruttori. E quando mi dicono, io quello che tu mi hai insegnato lo metto in pratica, a me fa solo che piacere. E non ce n'è uno che non mi bestemmia ogni volta che si allena, perché vogliono morire tutti con le varie tecniche che mi hai insegnato, che comunque non uso tutto quello che mi hai insegnato perché mi devo anche regolare in base alla persona. Bravo. Però mi vogliono uccidere ogni volta che si allena. Lei studia, quindi non lavoro, però io avrei voluto farla seguire da Irene. Cioè se tu sei seguito da me comunque impari delle cose, queste cose se tu lavori in palestra come istruttore di sala pesi, riesci a metterle in pratica sui tuoi clienti, è tutta una cosa in più che c'hai nel tuo curriculum. La donna è un po' diverso. Sì, quando alleni le donne devi avere magari certi accorgimenti, magari ti vogliono fare un po' di quei glutei rispetto ad altri. E io poi per questo vi volevo chiedere un consiglio. Tanto da pranzo si parla. Normale stripping che facciamo? No, normale. Ok. Sei. Rimaniamo un giardino, si può che fare. Ehi. Fermati con le braccia tutte allungate senza appoggiarlo. 1, 2, 3,
Allora, mezzo movimento, ancora, allunga tutto 5 secondi, 1, 2, 3, chiudila, basta. Sull'ultimo fai la pausa, lasci, ok, butta giù, questo 15 ripetizioni, 12-15, qui è altra discesa, e che almeno il gomito si riesci, 10, è andata. Questo è più di pompaggio, almeno si fa tutta sta zona qua, si fa primo esercizio centro schiena, secondo esercizio più deltoide posteriore, questa zona qua. Devo dire, è migliorato molto. È migliorato tanto, beh. Ogni tanto mi accorgo di vedere muscoli che non avevo mai visto. Sì, stanno uscendo fuori piano piano. Il massimo peso che ho raggiunto sono stati 84 kg, ma sporchi. Sporchi? Sporchi. Quest'inverno? No, non con te, prima. Ah, prima? Sì, prima. Da chi mi seguiva. Con me sei arrivato a 90? Quasi a 90. Siamo arrivati alla soglia di 89. Grasso. Non eri grasso? No, solo appannato, ma non grasso. Sì, un pochino di ritenzione idrica. Nulla. Sì, perché, cioè, come vedi, io la fase di massa te la faccio fa lenta e graduale, non aumento mai le calorie tutte in un colpo. Così tu non ingrassi, capito? Cioè, tu prendi peso lentamente. Se prendi peso lentamente, hai tempo al corpo di crescere, di allenarti bene, di aumentare i carichi piano piano. Se invece aumentiamo le calorie tutte in un colpo, il peso sale velocemente. Ma tutto grasso. Ma poi prendi tutto grasso, non serve a un cazzo, capito? La fase di massa fatta bene va fatta lenta e graduale. Stessa cosa la definizione, va fatta lenta e graduale, perché se tu perdi peso troppo velocemente, perdi la massa muscolare. Se invece tu perdi, che ne so, mezzo chilo, poi cambia da persona a persona, ogni due settimane, mezzo chilo, 700 grammi, sì, tu perdi il grasso e la ritenzione piano piano e preservi più il massa muscolo. Male, sì. In più, se perdi poco peso, significa che il taglio calorico è minimo e di conseguenza, se il taglio calorico è minimo, tu hai le calorie non troppo basse e quindi hai forza per allenarti. Hai forza. Se invece si taglia troppo le calorie, perdi massa muscolare perché ti svuoti, e più perdi un sacco di forza, non riesci ad allenarti bene. Noi siamo scesi giusto di 300 calorie. Poco, esatto. La maggior parte di grassi. Esatto. Pochi carbo, perché stavo a carboidrati altissimi, esatto, a 660, sì, esatto, netti. Esatto. Ora siamo comunque a 633, sempre alti. Stai tirando? Vabbè, settimana scorsa ho fatto il check, abbiamo perso 900 grammi. Buono. All'inizio è normale perdi un po' di più. Ma visivamente l'ho notato anch'io. Vabbè, ovviamente a livello di forza sto continuando a spingere tranquillamente. Anzi, le calorie sono alte. Anzi, più di quello tirando che pensavo. E tu ti stai tirando. Fica bene e strizza bene. Bravo. Apri il petto quando sali. Apri il petto. Piegare troppo il gomito quando fai questo. Ok. Leggermente piegato. Hai altri tre, altri tre. Tre. Oh, sono sincero, stavo per mollare all'ottava. Me ne fate fare altre tre, sì. Altri tre. Ce l'hai. Tre. Però a volte è anche giusto ascoltare il corpo, perché se tu dai retta alla mente faresti cose che poi magari rischi anche di farti male. Magari, ne so, il tuo corpo ha bisogno di recuperare, ma la tua testa dice no, voglio allenarmi. Ma in realtà non ce la fai. Il corpo a volte va ascoltato, specialmente quando uno ha la foga di allenarsi. Va bene spaccarsi il culo, però devi anche ascoltare il tuo corpo. Se tu dici, sento il corpo distrutto, ho bisogno di riposare un giorno in più, riposa un giorno in più e vai in palestra. Come magari, che ne so, stanotte hai dormito poche ore, che ne so, hai dormito 5 ore perché hai avuto un problema, magari il giorno dopo salta l'allenamento e va alla fa, nel momento in cui ti sei riposato meglio, sicuramente
rendi di più, capito? E rischi anche magari di non farti male. Perché magari se uno, una giornata ha mangiato meno, è disidratato, è meglio se tu stai a casa quel giorno. No, a me è successo. Se invece vai in palestra rischi di farti male. È successo per impegni di lavoro, quello sì. Capito? Anche però, se volevo allenarmi, poi non ce l'ho fatta. Però ti dico, è normale se una persona invece ha uno stile di vita che lui dorme tutto l'anno, 6 ore a notte, perché è il suo stile di vita, allora va bene. Però se uno è abituato a uno stile di vita dove riposa molto, se c'è una giornata dove hai fatto cose diverse, è meglio stare a casa quel giorno lì e vai il giorno dopo in palestra. Non cambia niente. Io la cosa che mi dà fastidio di me è che purtroppo so che non riposo bene. Quindi di tutto il percorso che abbiamo fatto, se noi potevamo guadagnare 100, certo, io so che ne ho guadagnate un 60, un 70. Certo, certo. C'è quel 30-40 che non ho preso perché ho problemi nel riposo. Certo, perché tu fai lavoro che lavori la notte? No, anche certo. Oltre a lavorare in palestra, poi lavoro anche come servizio di sicurezza, quindi ci sono giorni certo. Che slitta, certo. Mi alleno la sera perché non posso allenarmi prima. Tu considera, nel 2019 io ho iniziato a fare le gare di Man Physique, perché prima facevo le gare di Strongman. Io in quel periodo lavoravo al mercato dalle 6 di mattina alle 2 del pomeriggio. Dalle 3 del pomeriggio lavoravo in palestra fino alle 9 e mezzo la sera, e comunque stavo sempre in piedi dietro a tutti i clienti. E poi la sera arrivo a casa alle 10 e il giorno dopo dovevo E dovevi partire. Cercare anche di allenarti. In più, gli ultimi mesi che lavoravo in palestra ho iniziato pure a fare coaching online, avevo pochi clienti, quindi quando arrivavo a casa la sera dovevo pure rispondere ai clienti che seguivo online. In più facevo le gare, in quel periodo ho vinto il Mister Universo, però fisicamente non miglioravo quanto dovevo, anche se facevo la dieta perfetta, mi allenavo perfettamente, avevo un 30% di miglioramento in meno, perché comunque il riposo è importante, fondamentale, è importante. Se vuoi fare l'atleta, se poi tu vuoi solo tenerti in forma, fai quel che puoi. L'importante è che quando vai giù allunghi tutto il bicipite e vai, guarda, almeno a 90 gradi, non okay. Ti dico in cima, ma almeno a 90 gradi, e vai tutto giù. Ci proviamo. Fa 3-4 serie per 6 colpi, almeno si parte poi con i bicipiti dopo, e così il bicipite l'hai preattivato bene qua. Ok. Poi comunque mettere un esercizio a corpo libero alla fine di un allenamento come quello che abbiamo fatto, ammetto che è un po' da stronzi. Lo so, sono d'accordo. Come quando fai le gambe, l'ultimo esercizio se li affondi. Guarda, però va bene, ci sta. Stiamo facendo un'alimentazione calibrata bene anche a livello di proteine, grassi e carboidrati, che tu quello che mangi lo sfrutti tutto in allenamento. Quindi diciamo, anche quando si fa la base di massa, siamo in un surplus calorico eccessivo che tu accumuli tanto. Accumuli quel minimo di ritenzione idrica, ti dà quel nutrimento per allenarti meglio. Ci sta. Ti alleni meglio, migliori la performance e di conseguenza cresci. Per allenare bene il bicipite, oltre che a cambiare il tipo di impugnatura, che è martello, questa oppure questa, tu devi lavorare anche da varie angolazioni della posizione del gomito. Questa è una. Ok. Questa è un'altra. Questa è un'altra. Ok. Questa è un'altra. Questa quando è che la fai? Quando la fai sulla panca a 45 sì. gradi. Questa così, quando è che la fai? Quando Ma fai lo spider curl, oppure al macchinario dove appoggi alla panca squat. Sì. Quindi ci sono tante angolazioni dove lavora il bicipite. Non c'è giusta o sbagliata, no? Che uno dice meglio se muovo solo l'avambraccio e il gomito fermo. Ma c'è anche questo che è un esercizio, pure questo che tu lo porti davanti alla fronte e poi torni giù. E come vedi i gomiti vanno avanti. Sì. Però quando fai questo che porti il gomito avanti, attivi un pochino anche la spalla. Quindi se tu magari prima hai fatto esercizi che attivano tanto la parte davanti della spalla, magari ce l'hai un po' stanca e non attivi bene al 100% il bicipite perché hai le spalle distrutte. Sì. Quella è la differenza. Ok. Dai, Altre tre almeno. Una. Vabbè, facciamo un piramidale. E lo sapevo io. Facciamo 6. 7.
Ottimo, fermati giù, riparti. Fermati giù, riparti. Fermati giù, riparti. Ancora, fermati giù, riparti. Ultimo, vai. Buono. E quando si fa i bicipiti, tutti si tende a fare quel rimbalzino. Quando sì. arriva qua si fa. Se tu invece ti fermi, allunghi tutto il muscolo, quando tu riparti hai il massimo dell'attivazione. Perciò la pausa deve essere minima, perché sennò tu ti riposi. Quindi tu ti fermi, che il muscolo è elastico. Quindi quando tu vai giù è come se un elastico che ti dà il colpettino iniziale. Se tu invece ti fermi, non sfrutti questa elasticità del muscolo e percepisci più lavoro. Se ti fermi troppo, ti riposi e non va bene. Ti fa pausa e sali. Pausa e sale. Andiamo a 2,5, mettiamo 5. Questa è una cosa che mi ha insegnato un mio amico Francesco. Dai. Un'altra ti aiuto io. Dai. Oh, è andato. Non ci è arrivato. È andato. Va bene. 4. Ora pausa. È la quinta, vero? Sì. 3, 4, vai qui. Ultima, con la pausa, ancora 5, tienila. Ok. Forte, su. 2, 4, pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Buono. Ancora 5, 1, fai corte. 2, 3. 4, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, buono. Bravo. Dimmi tu se il movimento che faccio è sbagliato. Io parto prima in questo modo. Tutte e due, è indifferente. Parto in questo modo, se cerco di se sto dritto lo faccio in questo modo. Così. Tu lo senti qua, eh? A lungo andare sì. L'ultima volta l'ho sentito molto meno, ho caricato anche di più. Se tu lo senti, magari quel giorno lì, carica un pochino meno e fai il movimento più lento. Io sto facendo... Sia nella discesa che nella salita. Ok, sto facendo anche come mi dicesti, di non dare completamente l'estensione, quindi faccio questo. Pom. Esatto. Per cercare di non dare troppa tensione. Bravo. Cioè, voglio capire, il movimento più o meno è quello. Cioè, non chiuso, ma... Ok. Più possibile, magari ti può aiutare a fare un pochino di, perché magari tu hai poca mobilità di schiena, può aiutare magari a fare un po' di stretching e lombari, così diventi più flessibile. Magari tu sei molto rigido sul lombare. Sono proprio rigido. Dovresti farlo. Il lombare, guarda, basta 3 minuti a fine allenamento. Lo puoi fare anche quando, cioè tu oggi hai fatto dorso e bicipiti, comunque sei caldo, alla fine potresti fare un po' di stretching per il lombare, capito? Tanto sei caldo, magari non tirarlo a morire l'allungamento nello stretching, fallo gradualmente, magari ti fai 30 secondi che tiri piano, poi ti rilassi un attimo, 30 secondi che tiri un pochino di più. Cioè con calma, 2 o 3 esercizi che ti fai per gli stretch basta. Non lo faccio sempre, ho iniziato un pochettino a farlo perché me lo dicesti anche per le gambe quanto lo sto facendo. Va meglio, non lo nego, però ogni tanto. E questo poi te lo ritrovi in alcuni esercizi, hai una maggiore mobilità e quindi ti vengono meglio. Se tu invece non hai buona mobilità, quando vai a fare alcuni esercizi ti accorgi che non performi al massimo, ma perché non fai la mobilità, è importante. Potrebbe essere quello il motivo, come magari no, però il 90% è quello. No, ma da quando ho fatto quegli accorgimenti, comunque direi di non salire del tutto, sì. Più controllati, va meglio, sì. Non lo nego. Concentrati più sulla connessione mente-muscolo, sì. Sul punto che vuoi te, col movimento controllato, e cerca meno di fare, diciamo, il boscaiolo. Ok. Sì. Proprio perché tu dici, se no sposto il lavoro dal femorale al lombare. Quindi magari carichi meno, curi di più, da tecnica, muscolo, movimenti lenti. Movimento lento, sposti il lavoro dove vuoi te. Ok. Palmi in avanti, allunga bene il bicipite, vieni su, non esplosivo ma pulito, sia a salire che a scendere. Respiri. Se stacchi un pochino non c'è Oh, 7. Vabbè. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte,
se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti.